Allora, aspetta che domenica 25 aprile. Buongiorno a tutti e benvenuti a questa seconda puntata del commento al Vangelo domenicale. Domenica 25 aprile. Siamo ancora qui ad Argenio con Don Giovanni e vogliamo sentire da lui un commento su questo Vangelo. La domenica dedicata alle vocazioni e cosiddetta del buon pastore. Buona domenica amici cari, Gesù è il pastore bello e buono che dà la vita. Così ci viene descritto in questa domenica nel Vangelo. Più volte è ripetuto che lui è il pastore buono che dà la vita. Ecco, oggi celebriamo anche in tutta la Chiesa la giornata di preghiera per le vocazioni. E dobbiamo però avere un'attenzione, non si tratta di vocazioni in generale, ma appunto delle vocazioni al sacerdozio e alla vita religiosa, alla vita consacrata meglio. Ecco che la quarta domenica di Pasqua è chiamata comunemente definita Domenica del Buon Pastore. Voglio anche qui offrirvi tre semplici orientamenti per cogliere le caratteristiche del pastore bello e buono di cui ci parla il Vangelo. Innanzitutto, il pastore bello e buono affronta i lupi, non indietreggia. Diversamente dal mercenario che usa le pecore per sé, il pastore bello e buono dà la sua vita per le pecore. Abbiamo bisogno di pastori che sanno lottare contro i lupi. Ci ha insegnato questo l'ammirabile persona di Papa Benedetto XVI. La seconda considerazione che vi offro è: conduce le sue pecore, è attento a un rapporto personale con loro, le conosce, ha un dialogo aperto. Non dimentichiamo che conoscere nella scrittura è un sinonimo di amare. Ecco come il pastore bello e buono dà la sua vita, in un rapporto vero, pieno, con le sue pecore. È pastore proprio per questo. E la terza considerazione che il pastore bello e buono ci chiede di porre per noi, per la nostra vita di oggi, per noi che siamo Chiesa. Egli vive una missione universale. Non ci sono pecore riservate o pecore da escludere. C'è un annuncio di salvezza per formare un solo gregge e un solo pastore. Ecco, credo si possano cogliere anche in queste semplici annotazioni delle considerazioni positive sulla vita e per la vita di noi preti. Allora vorrei concludere così. Il ministero del prete serve semplicemente ad assicurare la presenza del pastore bello e buono, perché Gesù risorto agisce, opera, si comunica a noi attraverso i suoi pastori.